Un corso di formazione interattivo e a distanza che ha visto la partecipazione di educatori pastorali da tutto il mondo. Anche Mistretta ha partecipato alla settimana promossa dall'Istituto Universitario Sofia. Da lunedì al sabato, dalle 14 alle 18, una full immersion a partire dall'Evangelii Gaudium, prima esortazione apostolica di Papa Francesco. La distanza dovuta al Covid-19 non ha sminuito né intaccato il valore del corso, anzi ha fatto riscoprire la capacità di legami e di dialogo anche in modalità online. Laboratori, testimonianze e tirocini hanno reso gli appuntamenti concreti e interessanti. Giorno dopo giorno l'entusiasmo è cresciuto sempre di più perché gli interventi che sono stati fatti, le relazioni ogni giorno a cui abbiamo assistito sono stati sempre più edificanti e molto veramente formativi. Il relatore Emilio Rocchi ci diceva che praticamente le sfide esistono e si devono superare, bisogna affrontare, bisogna essere forti nel saperle cambiare. Abbiamo visto come avvicinare i giovani attraverso questa ricchezza di possibilità. Una delle cose che si è vista è per esempio l'utilizzo della musica, l'utilizzo di iniziative come i campi scuola, i campi scuola alla fine di ogni percorso, quindi come momenti di condivisione, oppure la convivialità. Hanno detto che dei giovani stanno per 7 giorni insieme e ognuno continuando a fare le cose che fa normalmente, ma vivendo queste esperienze insieme ad altri. Sono tante le modalità pensate proprio perché per far vivere questo ideale della unità e del Gesù in mezzo a noi, ai giovani. Cioè, le idee possono essere tante, bisogna tenere conto calarci nella realtà.